i fondi nel pubblico impiego. Questo è il tema del convegno tenuto a Montecitorio. Presentata la mia scelta previdente, la guida alla pianificazione delle pensioni nella pubblica amministrazione. Un vademecum realizzato da Espero e Perseo Sirio, i due fondi pensionistici negoziali dedicati ai dipendenti del pubblico impiego. Il primo opera nel settore della scuola, il secondo nella PA e nella sanità. Ma conviene investire in un'altra pensione oltre a quella obbligatoria? Lo chiediamo a Vladimiro Boccali, presidente del fondo Perseo Sirio. Il fatto che si possa costruire un futuro sereno anche in un momento di difficoltà economica contingente, si possa allungare lo sguardo, per noi è importantissimo. È per questo che diciamo ai lavoratori del pubblico impiego di guardare al fondo integrativo come un diritto da utilizzare. Però ci si muove in un labirinto di sigle difficili da capire. Quali sono le differenze? Lo spiega Roberto Natoli, presidente del Fondo Espero e docente di diritto privato all'Università di Palermo. La previdenza complementare, la cosiddetta previdenza di secondo pilastro, quella che si aggiunge alla previdenza obbligatoria, e si divide in tre categorie: quella dei fondi negoziali, che sono dei diritti contrattuali riconosciuti ai lavoratori attraverso degli accordi tra datore di lavoro e sigle sindacali, in fondi aperti, che sono quelli a cui chiunque può aderire, e in PIP, che sono i piani di investimento previdenziale gestiti da imprese di assicurazione. Ma quali sono le differenze tra un fondo negoziale e gli altri prodotti in circolazione? I fondi negoziali, come il fondo Espero, sono associazioni, nel senso che nascono da questo accordo bilaterale, quindi non hanno scopo di lucro. E i costi sono soltanto i costi di iscrizione, che sono bassissimi, meno di 20 euro l'anno. Non avendo scopo di lucro, tutta la gestione è esclusivamente al servizio degli associati, che nel nostro caso sono tutti i dipendenti della scuola italiana. E gli associati? Lo dico con orgoglio, ho appena superato quota 100.000. Abbiamo potenzialmente 1 milione di dipendenti nella scuola italiana. Il nostro obiettivo è di raddoppiare il numero degli iscritti nel corso di questo biennio. Particolare attenzione ai giovani del pubblico impiego, la categoria anagrafica che ha maggiormente bisogno di una seconda gamba previdenziale. Il lavoro che stiamo facendo in questi pochi anni, noi abbiamo già raggiunto i 40.000 aderenti nel giro di un biennio, cioè l'avvio del nostro fondo. L'impegno maggiore in questa fase è parlare alle giovani generazioni, quantomeno quelli che sono stati assunti dopo il 31 dicembre del 2000. È ovvio che il fondo è rivolto a tutti i lavoratori del pubblico impiego. E quali rischi nasconde un fondo? Noi non solo garantiamo il capitale, ma garantiamo una rendita che è maggiore alle altre forme di investimento, ma soprattutto garantiamo la sicurezza.